così che nasce un sentimento nuovo. Sì. La nostra nuova fatica si chiama Basta che funzioni. Noi siamo la Meco Gang, che è un gruppo abbastanza longevo. Cioè, siamo le briciole dei Bimbi Padani, diciamo, è il gruppo che fece un po' scalpore negli anni, ai primi anni del 2000. Il disco nuovo siamo entusiasti perché siamo tornati un po' indietro, visto le regole di mercato, siamo un po' controcorrente, siamo tornati a fare vecchio rock, abbiamo lavorato alla vecchia maniera, cioè, prima abbiamo fatto la sala prove come si faceva un tempo, poi dopo abbiamo registrato, quindi sono tutte idee di tutte e cinque i componenti del gruppo. E l'idea di tutti era di tornare alle origini, perché uno se nasce quadrato non muore rotondo. Noi siamo gente che abbiamo iniziato a suonare con il rock e quindi abbiamo imparato dal rock e allora siamo tornati sulle nostre origini. E il gruppo è formato dai soliti elementi che negli ultimi anni fanno parte della band, e il lavoro in studio, il lavoro più importante è stato fatto da Luca Anselmi, che è un po' il produttore in prima linea. Infatti è un disco molto chitarristico, essendo rock la chitarra è molto protagonista, e poi abbiamo lavorato tutti, diciamo, chi aveva delle idee l'ha messe a disposizione e gli altri l'hanno sviluppato, quindi è un disco di un gruppo, anche se all'apparenza può sembrare cantato reale perché i pezzi sono tutti miei, quasi tutti miei, invece in realtà è un'idea nata da cinque cervelli, da cinque amici, perché poi la cosa che ci contraddistingue è proprio il fatto che siamo amici da 20 anni. Infatti non è un caso, nel retro del disco abbiamo messo una frase di John Lennon, che essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere quelli giusti. E loro, io credo, per me sono quelli giusti. I brani sono 13, abbiamo rivisitato due brani che erano già nei vecchi dischi, perché anche questa idea comune l'avevamo dato una veste sbagliata negli altri dischi. Abbiamo dato una veste nuova e ci sembrava giusto ripubblicarli perché valeva la pena. I pezzi sono Pubblicità e Vero Amore, che sono dei vecchi dischi, poi tutto il resto è tutta roba originale. I testi vanno dalle storie, cioè come sempre sono storie autobiografiche di vita vera, però insomma ci siamo presi anche dei rischi, cioè dei pezzi, c'è un pezzo in particolare che parla della Chiesa, di come la pensiamo noi sulla Chiesa, c'è un altro che come la pensiamo noi in certi momenti sulle donne, quindi è un disco che insomma è un po' mette del prurito, cioè la musica, il cantautorato in generale secondo me deve accendere un po' le coscienze, deve far pensare la gente. Domani uscirà sulle piattaforme digitali, su iTunes, che è la piattaforma digitale più importante, e poi di conseguenza anche tutte le altre, e poco dopo uscirà invece il formato fisico, il CD vero e proprio, che anche qui c'è stato fatto un lavoro di grafica, sempre tutto è una grande famiglia, quindi il grafico è un amico, è sempre lui che fa i lavori, il fonico è un amico, e lui ci ha registrato, cioè abbiamo fatto proprio, perché come uso comune per tutti i gruppi in questa epoca c'è sempre il problema dei soldi, il budget, e questa è un po' la dimostrazione che facendo il triplo di fatica però si può ottenere dei buoni risultati anche col budget zero. Si combatte tutti e non c'è una verità, è un canto di sirene, la vita che si complica.